Amico, New Folsom è pronta a essere colpita. Chiunque si sia mai espresso contro Mensk è rinchiuso fra quelle mura. Liberiamo tutti i prigionieri e lui non si accorgerà nemmeno di cosa è successo. Fammi sapere quando sei pronto a premere il grilletto. Dov'è Tosh? Pensavo fosse già qui. Ha già lasciato la nave. Pensavo che lei... Signore, abbiamo una trasmissione in arrivo. È criptata. Rispondi. Bene, bene, bene. Il famigerato Jim Raynor. Mi chiamo Nova. Dobbiamo parlare. E che cosa vuole da me uno dei fantasmini da compagnia di Mensk? Tosh ti sta mentendo. Matt, connetti Tosh. Anche se sono sicuro che stia già ascoltando. Trasmissione criptata o meno. Noi spettri siamo il futuro. E tu non vuoi rassegnarti, ragazzina. Tutti i fantasmi che sono divenuti spettri hanno sofferto di manie ossessive e omicide. Quelli che abbiamo catturato sono rinchiusi a New Folsom. Non darle ascolto, fratello. Aiutami a far fuggire gli spettri da New Folsom e assieme rovesceremo Mensk. Tosh vuole utilizzare le sostanze che hai contribuito a recuperare per riattivare i suoi amici spettri. New Folsom è piena di assassini psicopatici. Vuoi davvero lasciarli liberi per la galassia? Io ti aiuterò contro Mensk e anche i miei uomini. Lei non vuole nemmeno unirsi a te. Quello psicotico è una bomba a orologeria. Sarà dalla tua parte fino al momento in cui ti pianterà un coltello nella schiena. È il momento della verità. La scelta è tua. Tosh, avresti dovuto dirmi quali erano i tuoi piani. Comunque mi fido più di te che di un'assassina del dominio. Siamo arrivati fin qui insieme e andremo insieme fino in fondo. Pessima scelta, signor Raynor. Fratello, sapevo di poter contare su di te. Ora andiamo a far saltare New Folsom. Sto inviando dati su New Folsom. Lustrati gli occhi, fratello. Ci sono barricati all'interno. Nova deve averli avvisati. Ora ci servirà un esercito per entrare lì dentro. Un esercito non basterebbe, ma un solo uomo al posto giusto. Uno spettro può trovare il modo di entrare. Allora adesso dipende tutto da te, Tosh. Io spingerò i miei uomini più avanti possibile, ma avranno bisogno del tuo aiuto per conquistare terreno. Ma certo. Stavolta resta a guardare. Vado io in testa e apro la strada. Tu devi solo continuare a inviare truppe per mantenere alta la pressione. Al resto ci penso io. Fuori dal complesso principale ci sono due blocchi di celle piene di prigionieri militari. Se li liberiamo, probabilmente ci aiuteranno. Che altro? C'è una base del dominio a fianco dell'ingresso principale del carcere. Eliminatela e le guardie si ritireranno. Da quel punto in poi potranno pensarci i prigionieri. Bene, Tosh. Sei pronto? Aspetto questo momento da molto tempo. Sono pronto. Forse sì, e forse no. Faccio quello. Grazie all'occultamento, posso eliminare tutte queste guardie. Non mi vedranno mai. Diciamolo. Posso usare un'esplosione psionica per far fuori i gruppi di Marine. Un trucchetto che chiamo esplosione mentale. Arci. Facciamolo. Certo. Stiamo a vedere. Quella torretta, al di là del ponte, può individuarmi e allertare i suoi alleati se mi avvicino troppo, nonostante la mia furtività.
Facciamolo. Puoi contarci. Stiamo a vedere. Tieni duro, Toshu. Stanno arrivando i miei uomini a darti una mano. Ricorda, tu continua a mandare truppe. E il resto ci penso io. Certo. Forse sì, e forse no. Facciamolo, Jamie su dunque. Tirami fuori. I nostri alleati sono sotto attacco. Andiamo a vedere. Faccio quello che mi va. Ottimo lavoro, Tosh. Procediamo verso la prima linea. Quello che mi va. I nostri alleati sono sotto attacco. Puoi contarci? Certo. Forse sì. Puoi contarci? I nostri alleati sono sotto attacco. Quando ho bisogno di energia posso usare consunzione per recuperarla. Sottraggo solo un po' di vita da un alleato. Più forza vitale ha, più energia ricavo. Non fa male, non molto. Diciamolo. Tosh, ti stai avvicinando al primo gruppo di celle militari. Se liberi i prigionieri, potrebbero diventare nostri alleati. Gli alleati sono sotto attacco. Stiamo a vedere. Certo. Facciamolo. I nostri alleati sono sotto attacco. Forse sì. E forse no. Faccio quello. I nostri alleati sono sotto attacco. Contarci. I nostri alleati sono sotto attacco. Ben fatto. La liberazione di quei prigionieri ci faciliterà parecchio le cose. I nostri alleati sono sotto attacco. Facciamolo. Stiamo a vedere. Faccio quello che mi va. I nostri alleati sono sotto attacco. Sono sotto attacco. Faccio quello che mi va. I nostri alleati sono sotto attacco.
Andiamo alla grande. Tienili impegnati mentre stabiliamo una posizione avanzata. Puoi contarci. Stiamo a vedere. Tosh, sei vicino al secondo gruppo di celle militari. Che ne dici di farti qualche nuovo amico? Non preoccuparti per noi, Tosh. Li terremo occupati mentre liberi i prigionieri. Forse sì. I nostri alleati sono sotto attacco. Facciamo. Puoi contarci. Forse sì, e forse no. I nostri alleati. Ora che quei ragazzi sono liberi, possiamo mandare in fumo questo posto. Bel lavoro, Tosh. Certo. Abbiamo una testata pronta per il lancio. Designa il bersaglio. Cerca solo di non richiamare l'attacco troppo vicino. E forse... I nostri alleati sono sotto attacco. Sono sotto attacco. Facciamo. Faccio quello che mi va. I nostri alleati sono sotto attacco. I nostri alleati sono sotto attacco. Faccio quello che mi va. La base dei nostri alleati è sotto attacco. I nostri alleati sono sotto attacco. Certo. Puoi contarci. I nostri alleati sono sotto attacco. Facciamolo. I nostri alleati sono sotto attacco. I nostri alleati sono sotto attacco. I nostri alleati sono sotto attacco.
I nostri alleati sono sotto attacco. I nostri alleati sono sotto attacco. I nostri alleati sono sotto attacco. Sono sotto attacco. I nostri alleati sono sotto attacco. Su tutti noi, che il cielo ti perdoni. E le mura caddero. Siete liberi, fratelli e sorelle mie. Vi attende la vostra nuova vita. Sono 50 anni che nessuno evade dal New Folsom. E noi ce l'abbiamo fatta in un pomeriggio. Riesco a malapena a crederci. Ragazzi, siete stati in gamba. Ora io e i miei spettri finiamo il lavoro. Uccidiamo Mensk. E affossiamo il suo dominio. Far cadere Mensk è solo l'inizio. Dobbiamo costruire un futuro migliore. Non capite? Abbiamo appena liberato ogni scienziato, filosofo e libero pensatore che si sia mai opposto a Mensk. È stata questa la vera vittoria oggi. Sei davvero così ingenuo? Domani ci sarà un altro Mensk. E dopodomani un altro. Il tuo sogno di un futuro radioso è soltanto un'illusione. Se è tutto inutile, allora perché sei qui, Tosh? E cosa vuoi ottenere? La stessa cosa che vuoi tu, fratello. Non mollo finché Mensk non sarà morto. La vendetta non c'entra nulla con la nostra rivoluzione. Noi vogliamo la libertà. Vedrai il tuo futuro migliore, Matt. Ma lì non c'è posto per quelli come noi. Ultime notizie. I rapporti di oggi suggeriscono... Che succede? Passiamo la linea a Kate. Ma io... I prigionieri più importanti del dominio da stasera sono nuovamente in libertà dopo un temerario attacco al carcere di New Folsom. Le forze dell'ordine del dominio sono in stato di massima allerta, dato che alcuni dei prigionieri erano ex membri del progetto Lama d'Ombra, che abbiamo scoperto essere una costola sovversiva del programma Fantasma del Dominio.
Durante l'attacco sono stati liberati anche diversi dissidenti politici. Sappiamo chi c'è dietro a tutto questo, Kate. Sono stati i randaggi di Raynor? Le prove che abbiamo suggeriscono che siano stati loro, Donny. Ecco, Jim Raynor ha reso il nostro mondo un po' più pericoloso stasera. Dagli studi UNN su Coral, qui Donny Vermillion. Più pericoloso per i cattivi veri. Resti preoccupati. Pronto. Pecco. Shovel. Bucket. Tosh, ho corso un gran rischio con i tuoi spettri. Spero proprio che Nova si sbagliasse su di te. Non credere alle bugie di quella ragazzina. La procedura degli spettri ha effetti diversi a seconda del soggetto, ma siamo comunque tutti umani. La scelta di diventare spettri è personale, non sua, non tua, né di Mensk. Quella di scegliere è l'unica vera libertà. Ma posso fidarmi di loro e di te? Non devi preoccuparti. Combatteremo per te fino alla fine. Io, i miei fratelli e le mie sorelle. Ti dobbiamo tutto. Pensavo volessi saperlo. Tosh si è ufficialmente unito alla nostra piccola rivoluzione. Manderà i suoi spettri ad aiutarci. Ah, Jimmy, hai proprio un debole per gli psicotici ribelli. Non è una buona idea lasciare liberi quei mostri. Se il vecchio Mengsk li ha fatti rinchiudere, ci sarà un motivo. Mengsk li ha imprigionati perché per lui erano solo armi. Meritano una possibilità di vivere al di fuori delle gabbie, come chiunque altro. Quel tizio, Tosh, mi ha fornito i dati per costruire altre tute da spettri. Sei sicuro che possiamo fidarci di lui? Ho sentito che lavora sul lavaggio del cervello, o roba del genere. Tosh può solo reclutare volontari per diventare spettri. Sono gli accordi. Li torchia per bene, così non danno di matto quando ottengono i poteri. Niente lavaggio del cervello. Buono a sapersi. Non voglio che uno di quei fenomeni se ne vada in giro a combinare casini. A parte Tosh, ovviamente. La maggior parte del tempo non so nemmeno più che cosa sto facendo. Mi sembra di girare a vuoto. No. Abbiamo seguito la sua guida dal principio. È stato il suo senso di giustizia a mantenerci sulla retta via. La mia fiducia nella giustizia si è esaurita molto tempo fa. Ho passato tutta la vita a combattere. Ho ucciso. Ho mandato a morire delle brave persone. E per che cosa? Chiudere i conti con Mengsk è tutto quello che mi resta. Sono le persone come te che dovranno ricostruire dalle macerie. Solo perché lei ci ha dato qualcosa in cui credere, signore. Non smetterò mai di combattere. Glielo prometto.